Faccio ancora un po' fatica a parlarne, però è sicuramente stata per me... Perché si parlava di genitori anche prima, no? È stato sicuramente un giorno particolare, perché il giorno prima ero stato in ospedale da mio padre e diciamo che era un suo ultimo volere, perché voleva che io andassi a giocare, e perché lui mi ha fatto iniziare a giocare a calcio e quindi diceva: io sto male, però voglio che tu vai giù dai tuoi compagni di squadra e fai il tuo lavoro e il tuo dovere, perché era questo il volere di mio padre. Diciamo che non era un papà che andava allenato come tanti genitori di cui abbiamo parlato questa sera, era un papà invece che ti ha trasmesso quei valori che cerchiamo noi questa sera di ricordare. Infatti ringrazio a tutti gli organizzatori, perché penso che veramente sia la serata perfetta per parlare di questa cosa. E l'unica cosa che ho sempre cercato di dire è che per tanti tifosi, per la città di Salerno soprattutto, mi vedevano come un eroe. Io non sono un eroe, non volevo fare un gesto per essere un eroe, era semplicemente l'ultimo volere di mio padre, quindi ho cercato in tutti i modi di accontentarlo. Sei cresciuto nella Roma, no? Sì. Come diceva anche Tiziano, c'è un senso di appartenenza particolare che trasmette quella maglia, che trasmette quello stadio, quel centro sportivo di allenamento. C'è un qualcosa che ti rimane poi dentro, il fatto di crescere a Roma, nei miti dei giocatori che hanno indossato la maglia? Oggi porto grandissimi ricordi di quell'esperienza, perché ho passato 8 anni bellissimi della mia carriera lì. Sono andato giovanissimo a Roma quando avevo 12 anni. C'è un episodio, un'immagine che ti sei portato dentro, un momento, un consiglio che ti ha dato un giocatore più grande di te? Sì, la cosa più bella che mi porto dentro è l'esordio che ho fatto in Serie A con la Roma, che praticamente 50 minuti prima della partita io ho esordito in un Piacenza-Roma, e l'allenatore era Zeman, e mi ricordo che il primo a dirmi che giocavo è stato Francesco Totti, e mi diceva... Faceva già la formazione? Sì, no, mi diceva: guarda che ragazzino, guarda che giochi. E io pensavo, siccome lui gli piaceva tanto scherzare, pensavo mi stava prendendo in giro. Però in realtà dopo pochi minuti il mister ha detto la formazione negli spogliatoi e hanno iniziato a tremare le gambe. Tutti i tifosi della Salernitana che ci stanno guardando sull'Ira TV, che Salernitano dobbiamo aspettarci l'anno prossimo? Che campionato pensate di fare? Che emozioni ancora avete dentro di voi per quei festeggiamenti, per quella muraglia umana che avete trovato allo stadio e anche per le strade di Salerno dopo? Ma le emozioni sicuramente ancora oggi le stiamo vivendo giorno per giorno, perché non so quante feste abbiamo fatto fino ad oggi. E chissà, magari l'anno prossimo non vivere una favola come l'hanno vissuta loro quest'anno, dalla C si sono trovati in Serie A. Magari è un augurio, è un auspicio che do a tutti i tifosi della Salernitana. È davvero bello il messaggio di Maurizio.